Sì, sono qua, fermo. Sto cercando, ovviamente, sapete tutti cosa sto cercando. Penso. Ok, forse vediamo qua. Stiamo un po' qua davanti, intanto. Sono cieco, non vedo niente! Cosa hai fatto, Richtofen? Oh! Ho trovato una leva, forse accenderà qualcosa. Oh, Richtofen, quella non è una leva. Bene, Nicolai ha bisogno di vodka. Bene, Takeo vomita. Ok, eccolo qua. Bene. Bene, much better, yeah. Bene, adesso sapete che si azionano quei cosetti lì bastardi da distruggere con le granate o con qualcosa che spara, cosa che esplodono. Mi servirebbe lo sciacallo per tipo farli esplodere. In questo modo potrei riuscire a... la cosa difficile è far esplodere questi quattro cosi. Una volta che sono esplosi i quattro generatori, che non hanno più la lucetta rossa del cazzo, riesco facilmente dopo a prendermi una cosetta dal come premio. Oh, sì, mi era quest'arma. Come premio dall'easter egg. Molti di voi sapranno cos'è, altri no. Quindi vediamo se ce la faccio. Non spoilerate nei commenti di cosa si tratta, perché sennò vi bestemmio contro. Siccome non posso fare 500 miliardi di casse, cioè non posso stare qua a aspettare che l'arma vada giù, cambio. Ho bisogno di un'arma in particolare. Molti di voi sapranno già di che arma si tratta, altri no. Facciamo così, visto che ci siamo. Andiamo poi qua. E 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ok, forse è ancora troppo presto. Lo rifaremo dopo, non lo so. Magari ho già sbagliato tutto e mandato a puttane tutto. Spero di no. Continuiamo con la cassa. Fall, mi sfotte. Che ora è? 17:26, dai, dai, dai. No. Ok, nel tempo che respawna da un'altra parte. Cioè, nel frattempo io provvedo ad azionare questa, che è la seconda meteora. La terza la lasciamo per ultima. Ok, vediamo dove spawna sta cassa bastarda. Intanto laggiù ne vediamo uno. Bisogna farli esplodere o con granate o con qualcosa, insomma, ma con le granate non è per niente facile, ve lo posso confermare. Cioè, sarebbe troppo difficile, sprecherei granate, mi ci vorrebbero 50 round, ragazzi. Invece così butto via un po' di punti in casse, non è tanto meglio, ma perlomeno qualcosa otterrò. Si spera, no? Poi adesso ho lo zoppo, ho tutto, quindi ragazzi, se ce la facciamo, siamo anche convinti. Sì, ce la facciamo, ragazzi. Ok, dico, quale delle due porte? Penso sia questa. Yes. Ok, eccolo, laggiù c'è un altro di questi affari. Dai, dai, dai. Dai, dammelo. Bastarda. Cassa di merda. Muoviti. Non male, non male. Esplodono almeno. Qualcosa che esplode me l'ha dato. Vabbè, cassa. Vediamo se con la Raygun vale uguale. Magari con la Raygun, sai, spari ed esplode da solo. A quanto pare no, però. Non funziona come pensavamo. Lol. Bene, l'ho preso perfetto perché è esploso. Se no non doveva esplodere. Vedete che è esploso e allora ci siamo. Una granata spesa bene, ma sarà l'unica, ragazzi. Perché gli altri non li distruggeremo. Con una granata almeno. Ok, adesso abbiamo... facendo molta attenzione allo zoppo, perché se no qua salta tutto in aria. Facciamo così.
Andiamo su. Ciao Zoppo. Cioè, mi capite? Capite cosa intendo quando dico che sono fottutamente indistruttibili questi affari? Boh, penso di averlo distrutto comunque. Sì. L'ho distrutto, ragazzi, l'ho distrutto. Adesso possiamo tornare in acqua e portare anche George. Ne mancano soltanto due. Non volevo la Reagan ovviamente dalla cassa, ma vabbè. Me l'è andata e quindi vabbè. Cioè, io cercavo un'altra arma, ma ormai che ho la Reagan. Cioè, sicuro che non si possono distruggere così, dai. No, ok, niente. Sì, sì. Bene, ne manca uno, ragazzi, ne manca uno. Ne manca solamente uno. Bene, no, no, è una cosa positiva, ragazzi. È positivissima la cosa. Ottimo, ottimo. Vediamo se ce la faccio con l'ultima matrioska. Oppure se devo far passare il round. L'ultima è tanto difficile da colpire, eh. È quasi impossibile senza avere una qualcosa che spara roba esplosiva. Vediamo un po' se ce la faccio a colpire quest'ultimo bersaglio e ad ottenere così quello che voglio ottenere. Dopo non sarà difficile, una volta fatti esplodere quei cosi dovrebbe essere una stronzata, anzi dovrei prenderla quasi subito, quindi no problem in fatto di difficoltà. Il problema più grande è adesso fare miracoli. Buona fortuna, bastardo. Era precisissimo! Cazzo, non si è incastrato. Peccato ragazzi, peccato. Dobbiamo fare un round. Dobbiamo fare un round di Semtex. Che genio. Dobbiamo fare un round di... Cazzo, vado a prendere le Semtex. Però l'avevo appoggiato sopra giusto giusto. Cioè, veramente mancato un pelo, ragazzi. Veramente un pelo, cazzo. Io lo so che queste parti vi annoiano. Apriamo queste Semtex di merda e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Palle, è che questa mappa è enorme, è lunghissima andare da una parte all'altra, è faticosa, ragazzi, è faticosissima sta mappa. Adesso richiamoci. No, George. Bene, richiamoci dall'altro lato. Subito. Subitissimo proprio. Andiamo. Anche adesso c'è anche questa nebbia, sta neve. Ma ce la faremo con queste 4 Semtex, non preoccupatevi. Abbiamo buone possibilità, ragazzi. Anche perché più o meno basta saperle tirare. Se si distruggessero, capite? Ecco, vedete? Era difficile? No. Ce l'abbiamo fatta. Adesso torniamo dalla loro porta di merda. Ciao, George. Ciao, George. Hello George, how are you George? Bene. Torniamo alla porta di quegli stolti e sentiamo cosa dicono. Sperando di riuscire a farlo, perché secondo me non ce la farò, ma non posso far miracoli, ragazzi. Vediamo. Sì. Ok. Bene, let's dance. Adesso loro iniziano a ballare. Ok, lui ci dice che adesso ha bisogno di quel famosissimo manganello che è un very important device. Sì, dice com'è fatto. Se adesso va bene dovrebbe comparire la luce verde di merda. Ok, sta lampeggiando lassù. Lassù sta lampeggiando, ragazzi. Adesso dobbiamo andare dalla cabina alla via, ma io la combinazione l'ho già fatta. Vediamo se la prende lo stesso. E poi ci sono anche i numeri. Adesso vediamo, ragazzi. Forza. Senti come suona.
Dai, 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 dai. Ok. Siamo in cima alla torre, qui, convinta. Ok, avete sentito? Ok, così è confermata, ragazzi. Eccola là! Oh, yes! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, andiamo di là. Sì, perché prima ho fatto tutto il giro, cioè bastava prendere scorciatoie. Ci sono scorciatoie apposta. Ok, dentro c'è già il fascio verde, sì. È nostro, ragazzi, adesso dobbiamo solo aspettare lo zoppo. Ovunque esso sia, lo aspettiamo. Dai, 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 cazzo, dai, cazzo. Poi finirà ovviamente il round, il che non è proprio una bellissima cosa, perché non saprei dove andare a fare il round, ragazzi. Forza. Ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, è uno zoppo. Andiamo a vedere dove si trova. Boh, non so dove si trova. Aspettiamo qua. Dai. Potrebbe esserci. Ah no, eccolo. Lo sento. Eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Andiamo sotto. Perché sta arrivando anche George, cazzo, è questo il problema. Per fortuna che è uno zoppo un po' più veloce, se no ci voleva veramente tanto. Speriamo che George non arrivi proprio adesso a rompere le palle. No, 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 bene, non c'è. Ok, bello zoppo. Vieni qua, bastardo. Bravo. L'ho mancato, ragazzi. Zombie Best manca lo zoppo con un colpo e ha solo due munizioni, quindi... Ok, l'ho preso con l'ultimo colpo, ragazzi. Dai, vaga dentro, spara, 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 spara. Boh, è andato, ragazzi, è andato. Adesso siamo nella merda. E qua non scherzo. Teniamoli fuori, questo è l'obiettivo, tenerli fuori da qua. Dai, su, buttami giù il premio. Dov'è il mio premio? Muoviti. Per aver fatto tutto questo c'è un premio, un sacrificio, altrettanti risultati, vai. Boh, preso, ragazzi. Preso il V-Device. E ora dammi un'arma che spara, cazzo. Vedete, chiedete un'arma. No, non ora, non ora, non ora, ragazzi, non ora. Ok, ok, ho fatto una stronzata io. Potevo prenderla in qualsiasi momento senza morire. Eppure sono morto. Dammi un'arma che spara, che c'è l'insta kill. Ok, dal jug adesso, dal jug. Ok, basta salire le scale, approfittiamo dell'insta kill, ragazzi. Andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Cioè, non ora, non ora, non ora. Non ora che ho fatto tutto questo casino per ottenere una sola cosa. Sì, 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 sì. Non ora, ragazzi, non rompetemi i coglioni. Che paura che ho. Ce l'ho, ce l'ho. Aspetta che lo ammazzo perché... Anzi, no, non lo ammazzo, lasciamolo zoppo. Quick revive adesso, subito. Riprendiamoci da questo trauma. Bene. Ok, avevo in mente di andare giù al round 15. Sono andato giù un round d'anticipo, ma non importa. Non importa. Cioè, ho fatto quello che dovevo fare. Adesso, adesso, andiamo al dunque, ragazzi. Ok, uccidiamo gli zombie rimasti e poi andiamo al dunque. Lasciamo uno zoppo. Per sicurezza ne creo un altro con la mia Reagan, perché non mi fido mai degli zoppi lasciati chissà dove. Potrebbero morire. Mi sa che stanno anche finendo perché non li vedo arrivare. Ok, c'è lo zoppo. Sono finiti. Bene,
Ora possiamo andare allora. Vediamo se riusciamo. Soprattutto se mi danno quello che mi serve, se no sono bestemmie. E non scherzo, sono tante bestemmie. Sono 17:39. Ci abbiamo messo 10 minuti alla fine, dai, un quarto d'ora. Per ottenere, spero che la otterremo. E non qua rompere i coglioni, però, George. No. Ti porto via, George. Aspettate che qua c'è George che rompe i coglioni. Perché George deve sempre essere in mezzo? Dai, George, via, via. Ok, adesso c'è da dare la coltellata qua. Goodbye. Bene. Se ne stanno andando, ragazzi. Non c'è. Sì, c'è. Posso anche accoltellare, sì. Non posso cambiare arma. Diciamo che ho questa arma definitiva. Quando finisco i colpi non so nemmeno cosa succeda. Quindi, ragazzi, non ne ho idea. Ve lo giuro, non ne ho idea. Questo lo uccidiamo a coltellate. E adesso si inizia a giocare, ragazzi. Si inizia a giocare a Black Ops 2 Zombies. No, cosa cazzo ho detto? A Black Ops Zombies, come si deve. Wunderwaffe presa dal bonus con l'easter egg. Elettrizziamo un po' qualcuno. Guardatela, che bella che è, che bella che è. Che poi è la prima volta che la portano su Black Ops 1. Perché se ci pensate, c'era su World at War in Dead Rise. Però, e anche su Shinonuma se non erro. Però su Black Ops 1 non c'è mai stata. Siccome l'ultimo DLC uscito è quello che aveva Dead Rise, prima non c'era. Quindi immaginatevi un ritorno della Wunderwaffe su Black Ops 1. Dopo l'easter egg, cioè la gente era contenta. E faceva bene, era figa questa cosa. Era molto bella. Mi dispiace di non aver potuto giocare a questa mappa il giorno della sua uscita, ma molto dopo, perché addirittura non giocavo a COD. Cioè, non ero molto informato sulle uscite dei DLC quando c'erano queste cose. Diciamo che ho iniziato ad guardate che bella! Oddio, non muoiono però. Ho iniziato ad informarmi bene sulle uscite dei DLC quando. I punti. Quando era già uscito Resurrection, o era già stato almeno annunciato. Perché cercando su internet lo trovavo. Quindi, anzi, no, era già uscito perché c'erano anche dei video su YouTube. Sì, mi ricordo. Infatti, dicevo, come cazzo fa questo a giocare a Nagderantotin su Black Ops 1? Non è possibile. E poi ho capito dopo un po'. Quindi, noi ogni tanto insultiamo anche le persone che non sanno. Cos'è un DLC, cose così. Però se ci pensate, tutti all'inizio, se non avevamo qualcuno che ce lo spiegava, dovevamo arrivarci da soli. I pacchetti mappe. Eh sì. Dai, morite tutti. Cioè, ma Liaro è Liaro, ragazzi. Quello che mi preoccupa sono le munizioni, però. E quando le finisco? Quando le finisco è finita la pacchia. Eh sì, ragazzi. Beh, ma intanto ve l'ho fatta vedere, quello che volevo è praticamente questo, farvi vedere la Wunderwaffe. Fine. No, mi tocca usare un colpo per uno zombie. Non posso neanche usare granate, cazzo. O la coltello. No, ci vogliono troppe coltellate, muori. La ricarica. Oh, è epica, ragazzi, è epica. Guardate come è fatta bene poi. Bellissima. È bellissima. Adesso la gente mi chiederà perché non miri con quest'arma. Guarda che mirino c'ha. Dovrei mirare con sta affare. Cioè, miro meglio così col puntino cerchio col cerchio che così, cazzo. Cioè, così è impossibile. Io farei una challenge. Usa la Wunderwaffe solo mirando. Siamo al 16, eh. Attenzione perché non si scherza. Adesso gli headshot vanno a farsi fottere perché non ne farò più. Con questa. Yes.
Oh, non muoiono? Non è morto? Ok, bene, mi piace. Non, ogni tanto non muoiono, cioè se non sono proprio nel gruppo non muoiono. Beh, sì, se no era troppo facile. Non me la ricordavo proprio. Mi sembrava che uccidesse tutti una volta. Mi sembrava tanto devastante. Beh, è devastante. Oh! Più 50, più 50, più 50. Ogni 50 uno zombie ucciso. Però le munizioni scarseggiano. Dove sono le Max Ammo? Sperando che me le dia perché... Troppa acqua qua, non mi piace niente questo posto. Cioè, girare qua è veramente un'idea di merda. Oh! Ma sì, ho preso anche George, ma sì. Vai così, prendiamo tutti. Tanto li becca comunque, si collegano ragazzi. Questi punti si collegano tra loro, è epica quest'arma. È questa che la rende epica. Boh. Adesso ancora più convinti di prima. Anche se io non mi metterei tanto qua, no? Adesso mi cambio anche posto perché qui è bruttissimo a girare, secondo me. Buon, cambiamo posto. Finché abbiamo colpi con quest'arma. Ok, sei l'ultimo? Mi sa di sì. Cazzo. Ok, ho gli ultimi. Qua 3-6 colpi. 6 colpi, round 17. Con 6 colpi potrei finire il round, ragazzi. Se utilizzati bene. Però se mi escono Max Ammo o cose simili, andrebbe anche meglio. Vediamo cosa riusciamo a fare, insomma, dai. Volevo girare qua perché secondo me qua riesco ad accumularli meglio. E rischio di meno perché non c'è quell'acqua dove finisco dentro e poi mi rallento e cose così. Dovrei riuscire a giocare meglio qua, vediamo. Covette! Devo attivare anche la song, non me ne sono dimenticato, tranquilli. Tra un po' l'attivo. Oh. Cazzo, è lunga arrivare al 17, avete visto quanto ci sto mettendo? Ci vuole tanto, ragazzi. Black Ops 1 è anche più difficile per questo. La lunghezza dei round è tanto maggiore. Che luce! Mi sono accecato. Ok, un po' di giri ancora. Accumuliamoli, accumuliamoli. Adesso arriva George a rompere le palle, però. Vabbè, dai. Posso ucciderli? Sì. Mi sa che non ti dà bonus la Wunderwaffe però, eh. Mi sa di no, cazzo. E gli ultimi 4 colpi utilizziamoli bene per finire il round, ragazzi, perché... Oh! Perché sono preziosi questi 4 colpi. Anche perché dopo c'è un balistico e la Raygun, quindi... Oh, cazzo. Merda, guardate come correvano quelli. Ok, ultimo caricatore, ultime tre lampadine accese, ragazzi. Le ultimissime utilizzate per finire il round almeno. E come vedete è lunghissimo, ci sono tanti zombie e con una Raygun non ce la farei mai. Con la Raygun e basta. Ce ne andrebbero tanti colpi e tanti. Mi serve un'arma a muro dove compro le munizioni, se no... Non è come sulla versione mobile, ovviamente, che l'HP no al round 30 shotta. Sono convinti. Ok, ultima lampadina accesa. George incazzato. Guardate, ultima lampadina accesa. Guardate che abbiamo da uccidere. L'ultimo zombie. Ragazzi, è finita qua. È la nostra... Ah no, l'augino, non il balistico. È finita qua la nostra Wunderwaffe. Pensavo che mi dessero le ammo mentre la utilizzavo, invece no. Idee? Io personalmente non ne ho. Sono nella merda. Posso soltanto dire questo, ragazzi. Guardate come corrono. Cosa ho preso? Adesso arrivano i bonus. No, con la rega non ti danno i bonus. Cazzo. Male, male. Ok. Accumuliamoli. Vecchio stile. Su Black Ops 2. No, beh, anche là si accumula. Però un po' meno. Si ara di più. Forza. Un bonus, non so cosa sia. La dead machine. Ecco, cazzo, non si lascia la una dead machine, ragazzi. Mai. In nessun caso. Guardate, si accumulano gli zombie. Poi si fa il giro. Guardate come corre! Più pro del mondo.
C'è George, non importa, gli passi accanto. Bene. Vedete, si rischia prendendo una dead machine, ma non si rinuncia mai a una dead machine. Non si rinuncia mai alle munizioni massime, che c'erano anche laggiù, le abbiamo viste prima, infatti, eccole là. Però ormai non le riprendo, tanto non ha senso, perché le ho già prese. Quindi non rischio per andare a prenderle. Punti doppi. Ho passato questo round perché mi è andata bene con la dead machine, sì, lo ammetto. E questo potrebbe essere un problema. Dovevano dare la Wunderwaffe illimitata che prendevi su e l'avevi, no? Che cazzo finisce a forma di bonus, merda. La situazione è un po' pessima, eh. La situazione è un po' pessima. Bene. Passato 18, io direi che cerchiamo di arrivare almeno al 20 intanto.